Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un bel volume appena pubblicato da The Arcos dal titolo Gli Estensi, storia di una grande dinastia di Pierluigi Moressa, che abbiamo il grande piacere di avere nostro gradito ospite e al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questa dinastia. Prego, a lei. Grazie dell'invito. Parlare degli Estensi è parlare di un lungo periodo di storia. Infatti il volume tratta vicende che hanno origine da prima del 1000 fino ad arrivare al 1859, anno in cui termina il dominio ducale Estense su Modena, ma il sangue Estense continua a circolare in quello degli Austria Est, e pur non avendo poteri e privilegi di tipo monarchico, continua a esistere, insomma, in una dinastia. La prima figura che si delinea nel panorama dell'Italia medievale è quella di Alberto Azzo II, marchese d'Italia, signore di Este e di Rovigo. Lui fonda la dinastia Estense. Discende dal Longobardo Oberto II, che era suo nonno. E Oberto II era un importante feudatario, marchese di Milano e di Genova, signore della Marca Obertenga, che si estendeva dal Po alla Liguria. Un figlio di Oberto II è Guelfo IV, che darà origine in Germania ai Welfen. La dinastia dei Welfen sono poi i nostri Guelfi, contrapposti ai Ghibellini. Alberto Azzo II, come prima moglie a Cunizza di Altdorf, quindi nobiltà germanica, poi Gersenda, una volta vedovo, Gersenda del Maine, siamo in Francia, nobiltà francese. In ogni caso, lui diventerà possessore di Solesino, Contado Padovano, e poi del Marchesato di Este, di qui il nome Marchesi d'Este, Estensi. È a capo di un vasto possedimento nell'Italia del Nord. La politica di Casa d'Este troverà in Folco I un capostipite che gradualmente comincia ad avere mire sulla città di Ferrara. Gli Estensi a Ferrara avranno l'espansione massima del loro dominio. Diventerà infatti feudatario del monastero di San Romano, il cosa che comportava il dover avere una residenza a Ferrara. Poi abbiamo Obizzo I, che si lega a Federico Barbarossa. E poi entra nelle vicende politiche tra Guelfi e Ghibellini a Ferrara, i Guelfi Adelardi o Marcheselli e i Ghibellini Torelli Salinguerra. Insomma, c'è un matrimonio in vista. Marchesella Adelardi, già promessa a un Torelli, viene invece promessa sposa ad Azzo VI, Azzo VI d'Este. In questo modo agli Este viene garantita l'eredità degli Adelardi e poi avranno il primato tra i Guelfi ferraresi. C'è una data, 17 febbraio 1264, ha inizio la signoria Estense su Ferrara con l'incarico dato a Obizzo II e poi la proclamazione sua di signore in perpetuo della città. Domini che si estenderanno gradualmente a Modena e a Reggio Emilia. Ci saranno contrasti con Roberto d'Angiò, che era un inviato del Papa, poi guerre contro Ezzelino da Romano, grazie anche all'alleanza con gli Scaligeri. Vorrei sottolineare come nella dinastia Estense ci sia una grande ricchezza di personaggi. Quindi non solo personaggi politici o personaggi militari, ma anche santi. Vi dico i due più famosi, San Contardo,
che riceve tuttora culto a Broni presso Pavia, e Santa Beatrice II d'Este, venerata nel monastero ferrarese di Sant'Antonio in Polesine. Pensate, in primavera si raccoglie per un fenomeno inteso come mistico o un fenomeno naturale, si raccoglie del liquido presso l'urna sepolcrale della santa, un liquido in grande quantità che viene utilizzato come acqua preziosa e fonte di culto. In ogni caso, gli estensi all'epoca, siamo nel 300, del papato avignonese, hanno rapporti col pontefice e cercano di favorire il suo arrivo, il suo ritorno in Italia. E poi ci sarà il ritorno del Papa in Italia. In ogni caso, in queste vicende politiche, gli estensi si distingueranno per un atteggiamento. È un atteggiamento ambivalente. Sentendosi non così potenti come altre dinastie, cercheranno sempre un po' di mediare tra il Papa e l'imperatore. E anche coi Visconti, che erano i principali avversari del pontefice, riusciranno a tenere un rapporto non sempre direttamente ostile. La loro posizione era quella del guelfismo, infatti. Li troviamo più volte citati nella Divina Commedia, non teneramente, vengono indicati un po' i misfatti di questa dinastia e la loro attitudine ad una certa truculenza sanguigna pur di mantenere il potere. Ma ci sono anche opere difensive che tuttora possiamo ammirare a Ferrara. Niccolò II, abbiamo l'inizio dei lavori per il castello che viene utilizzato all'indomani di una grande rivolta di popolo in cui il loro potere sembra vacillare. Alberto V d'Este fonda l'Università di Ferrara ed è tuttora ricordato a Ferrara non come altri, come Niccolò III, come Borso, che hanno stato imponenti. La statua di Alberto V è una statua più piccola in abito da pellegrino sulla facciata della cattedrale ferrarese. Alberto V recupera il possesso di Este dopo aver sconfitto i Padovani, ma la sua figura è una figura di snodo. Abbiamo Niccolò III, marchese Niccolò III, famoso per le sue intemperanze, famoso per le sue attività di grande seduttore, lascerà circa 24 figli, pensate. Niccolò III è il padre dei più grandi signori estensi: Leonello, Borso, Ercole I. Con questa triade, pensate, tra altre cose, Niccolò III fonda l'Università di Parma, in un periodo in cui Parma era sotto il dominio estense, quindi anche attenzione alla cultura. Dicevo, con questa triade, Ferrara vive la sua età d'oro. Sono signori attenti alle lettere, alla musica, alle arti, incrementano moltissimo l'attività culturale alla corte ferrarese. Sono molto attenti anche alle difese, fonderà Leonello la Bastia del Canale Zaniolo, che si chiamerà poi la Chiave del Ducato. Ma non erano marchesi, no. Con Borso d'Este c'è la nomina papale a duca e quindi un ulteriore passaggio di potere, un ulteriore aumento di potere. 1471. Gli estensi lasciano sul territorio della città e dei dintorni di Ferrara un patrimonio edilizio. Sono le delizie, residenze ornate e particolarmente fastose in cui i marchesi, poi i duchi, trascorrono il tempo gioioso della festa. C'è un'idea quindi di vita, di umanesimo, che passa anche negli atti quotidiani. Vi dicevo dell'arte, un palazzo che poi inizialmente era una delizia, adesso è nel contesto urbano ferrarese, Palazzo Schifanoia, uno per tutti. È praticamente la celebrazione di Borso d'Este attraverso pitture che compongono dei cicli murari particolarmente ornati, fastosi e significativi, non solo per esprimere la bellezza, ma anche per
trasmettere lo spirito della vita quotidiana nella Ferrara degli Estensi. Fonda la Certosa nel Barco di Ferrara, che è l'attuale cimitero. Al centro della Certosa, Borso d'Este, viene sepolto con un epitaffio che lo ricorda come l'artefice dell'età d'oro nella città di Ferrara. Ma quello che rende Ferrara la prima città moderna d'Europa avviene con Ercole I d'Este, il quale provvide alla cosiddetta addizione erculea, cioè la descrizione, la progettazione, la realizzazione di un piano regolatore che rendeva Ferrara una città molto più grande, accanto al nucleo un po' tortuoso delle vie medievali. Ercole I distende una planimetria di vie, di rettilinei, di palazzi, non dimentichiamo il Palazzo dei Diamanti, che hanno il loro ganglio vitale tuttora nel quadrivio degli Angeli, da cui partiva la Via degli Angeli, oggi corso Ercole I d'Este, che non a caso è stata definita la più bella via del mondo. Quindi l'idea di una città ideale che diventava reale, destinata ad aumentare, vedere aumentato il proprio numero di abitanti. E qualcuno disse che viene realizzata in questi termini soprattutto per accrescere le capacità difensive della città. Non solo, non solo. Ferrara deve essere lo specchio della mente del suo signore, una città dove il vivere è bello. L'altro aspetto per cui gli Estensi passano alla storia è l'aspetto dell'artiglieria. Alfonso I cambierà completamente le sorti della guerra. È il duca successivo ad Ercole I, Alfonso I, che avrà per seconda moglie Lucrezia Borgia, quindi imparentato con Alessandro VI, pontefice. Vi dicevo, cambia completamente l'arte della guerra perché crea l'artiglieria leggera, l'artiglieria da campo, l'artiglieria mobile, il Gran Diavolo, il Terremoto, la Spazza Campagna, poi la Regina, la Giulia, il nome delle sue macchine da guerra, Giulia perché era stata ottenuta dalla fusione della statua di Papa Giulio II a Bologna. E sono temibili, gli Estensi partecipano alle battaglie, sono importanti alleati e si modifica anche in Italia e in Europa la tecnica costruttiva dei castelli, non più il fortilizio militare medievale squadrato, ma si addolcisce la volumetria dei bastioni rendendoli circolari per meglio resistere all'impatto delle artiglierie. Le mura di Ferrara, patrimonio UNESCO dell'umanità, vengono a più riprese rinforzate dai duchi e da lontano indicano l'emblema cittadino, la forza e la bellezza che si racchiude nel suo circuito. Dopo Alfonso I abbiamo Ercole II che compie un'addizione urbana su Modena, quasi presagisse il destino di questa città. E poi Alfonso II non ha figli legittimi, viene costretto a lasciare Ferrara, la devoluzione di Ferrara. 1598, Papa Clemente VIII non sente ragioni, lo Stato Pontificio vuole assolutamente tornare signore diretto della città di Ferrara. E così gli Estensi cambiano capitale, vanno a Modena. Modena e Reggio Emilia diventano le capitali di un ducato che poi si estenderà fino alla Garfagnana e quindi al Mar Tirreno. Il Papa ha inglobato anche Comacchio e Cento. Modena viene a essere capitale perché era di nomina imperiale il potere estense su Modena e Reggio. La storia di Modena e dei duchi modenesi è una storia minore. Sono molto attivi nella politica italiana e internazionale, ma il loro potere e il loro peso diminuisce. Intanto una figura che passa alla storia ancora una volta per la bellezza a casa d'Este è quella del cardinale Ippolito d'Este,
che crea a Tivoli, non lungi da Villa Adriana, la famosa Villa d'Este, anch'essa patrimonio dell'umanità. E non stupiamoci di una cosa, che il Quirinale, attuale Palazzo del Quirinale, ha origine da una villa che gli estensi avevano preso in affitto. La villa di Montecavallo, poi vigna del cardinale Sisto V, l'acquisirà per fare il Palazzo del Quirinale. Vi dicevo, di Modena, Modena, anche Modena e Sassuolo conoscono fervori edilizi sotto gli estensi, e arriviamo attraverso una dinastia che prosegue con Cesare d'Este, Alfonso III, Francesco I, Alfonso IV, Francesco II, Rinaldo d'Este, che da cardinale, per mantenere la dinastia, rinuncia alla porpora per diventare duca, e a Francesco III, che vedendo il proprio figlio Ercole III privo di una discendenza maschile, pensa di legarsi attraverso l'unica figlia sopravvissuta alla dinastia Asburgica, e crea la dinastia degli Austria Este. Sono questi gli ultimi due duchi di Ferrara, Francesco IV e Francesco V. Sono duchi che si distinguono per un tentativo di opere buone, di buona legislazione, di buona civiltà, ma anche per la repressione dei moti carbonari e la necessità di una restaurazione del potere assoluto. Ricordiamo la messa a morte di Ciro Menotti, voluta da Francesco IV nel 1831. È praticamente l'ultimo martire della repressione austriaca. Nel 1859 Francesco V lascerà il ducato e avrà inizio la vicenda dell'Italia unita. E che dire, gli estensi hanno lasciato, vi dicevo, una traccia. Rendere omaggio a loro attraverso un libro e ripercorrere i luoghi che hanno lasciato ancora vivi e ancora ornati, con maggiore consapevolezza, per specchiarci nella bellezza del tempo e nella bellezza dell'arte. Una conclusione epica, no? Mi pare di sentire che lei ha anche un affetto personale nei confronti di questa dinastia che è durata tantissimo, tra l'altro, no? E che forse non è così nella percezione della gente comune. Cioè, sì, gli estensi, ma non so quanti sappiano che è durata così tanto tempo e soprattutto che ha dato vita a tante opere come quelle da lei citate nella sua presentazione. Quindi io le sono grato per questa presentazione. Ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le nostre video presentazioni. Ringrazio ancora tantissimo Pierluigi Moressa per averci presentato gli estensi, e a tutti voi, e alla prossima. Grazie ancora. Grazie.